Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, video mi preparo con voi, mi avete fatto compagnia mentre mi risistemavo la faccia, sto andando a incontrare delle persone congiunte, dei miei parenti, giusto per un abbraccio, anzi no, senza abbraccio, giusto per farci due chiacchiere e vedere come stanno, eccetera. Nulla. Ti lascio il video, se ti piacciono i miei video ovviamente te lo dice anche Emily. Vieni proprio qua, vieni, vieni proprio qua, vieni, vieni proprio qua, vieni. Guarda qua. Eccola qua. Allora, concentrati, facciamo l'apertura del video. Metti qua, metti le zampine qua, seduta. Oh, allora, che cosa dobbiamo dire? Continuate a guardare il video e girati. Non ti distrarre. Allora, continuate a guardare il video, se il video vi piace ovviamente mettete il pollice in su, se non volete perdere i prossimi video c'è il tastino dell'iscrizione, ricordaglielo. E nulla, noi ti invitiamo a continuare la visione e grazie in anticipo. Ciao! Di cosa parliamo? Questo è un Get Ready With Me, vediamo un po' che cosa è successo dall'ultimo video del genere. Allora, l'ultimo video Get Ready With Me che vi metto, si smontano le porte in casa mia, che vi metto nella I delle schede, risale oramai a metà febbraio, anche se poi l'ho caricato dopo. Se sentite urla e strepiti sono i miei genitori, io purtroppo vivo ancora a casa dei miei e non dico che vedo l'ora di scappare, ma quasi. Ci sono stati tanti di quegli intoppi nella mia vita che mi ritrovo alla mia età, a 36 anni, ancora qua. Vabbè, sono cose che capitano. Allora, ritorniamo al discorso. Sì, il video risale al 15 di febbraio, ma poi l'ho caricato dopo perché avevo altri video in programmazione per quel periodo, quindi poi lo saltai. Che cosa è successo nel frattempo? Praticamente 5 giorni dopo quel video si è conclusa la mia relazione di 17 anni con il mio ex fidanzato per tutta una serie di, anzi no, per una sola complicazione portata avanti per un lungo periodo che alla fine ha fatto traboccare il vaso, goccia dopo goccia, sempre sullo stesso punto, non era più concepibile una relazione vissuta in quel modo, vissuta con egoismi, con cose non dette, con falsità, ma parlo sia dalla parte che dall'altra, non do la colpa all'uno o all'altro. Serie di incomprensioni. Io fino alla fine ho cercato di venire incontro e di salvare il rapporto, ma da parte sua purtroppo non vedevo la stessa propensione, oppure se c'era non lo palesava. Tante volte che ho deciso di ritornare indietro a febbraio, ho deciso che non era più il caso di ritornare sui miei passi e quindi abbiamo chiuso la relazione. Purtroppo subito dopo l'Italia è stata chiusa, quindi io tecnicamente non l'ho più rivisto, anzi no, quando ci siamo lasciati purtroppo abbiamo litigato via telefono e quindi ci siamo lasciati per telefono e quindi io non lo vedo da forse 17-18 febbraio, no, forse anche prima, sinceramente non mi ricordo. Allora, dal 16 di febbraio, perché ricordo che il San Valentino il 14 che siamo andati a cena fuori ed ero contentissima, sinceramente. Era venerdì, il sabato quando ho registrato l'altro Get Ready With Me,
siamo usciti insieme la domenica, quindi il 17, siamo andati a cena con la squadra di pallavolo e mi ha accompagnato, è venuto con me e poi non ci siamo più visti se non sentiti telefonicamente o tramite messaggio finché poi il 20 di ennesima litigata abbiamo chiuso. Non è facile riprendersi da una relazione così lunga, così intensa. Noi ci siamo conosciuti, io l'ho conosciuto che io avevo 18 anni, lui aveva da poco compiuto, no, ancora doveva compiere 17 anni, aveva 16 anni quando l'ho conosciuto. Abbiamo vissuto insieme 17 anni, sono 17 anni, non sono una sciocchezza. E io l'ho sempre detto, se non fosse stato per quell'unico problema che ci ha portato alla chiusura del tutto, eravamo la coppia migliore al mondo. Ce lo dicevano tutti, probabilmente questo ci ha portato sfiga all'ennesima potenza. Però, ovviamente mi ha fatto male doverlo lasciare, mi ha fatto male il dopo. Anche perché i giorni successivi alla chiusura tramite telefono gli scrissi tante volte dicendo che questa volta non sarei tornata io sui miei passi, ma se lui mi amava veramente doveva tornare lui sui suoi e ritornare da me e venire a chiarire. Non l'ha mai fatto. E quindi lo conserverò sempre nel mio cuore e nessuno mai mi tirerà via questi 17 anni d'amore. Sono miei, li conserverò nel mio cuore e nulla, nessuno mai me li potrà toccare. Poi ci hanno chiuso, hanno bloccato l'Italia. Sì, e come avete visto dal vlog che sempre vi lascio nelle schede, ho festeggiato il mio 36esimo compleanno in chiusura, in quarantena. Ho fatto anche il vlog e ve lo lascio nella scheda. Ora siamo nella fase 2, che secondo me sarà peggio della fase 1, nel senso che le persone sono in una concezione mentale che non sta succedendo, che è tutto passato, che tutto è finito e si può ricominciare la vita di tutti i giorni. 2 giorni, lunedì proprio della riapertura, sono uscita per andare a trovare congiunti, come dice Giuseppe Conte, ma c'era tanta di quella gente in giro, mi sono spaventata sinceramente. E giovedì avevo deciso di farmi una passeggiata sul lungomare in centro, ma dopo 20 minuti, ma neanche, ho preso e me ne sono andata perché non era ragionevole rimanere così tante persone in giro sul lungomare e ho preferito andare via. La prossima volta che scenderò a farmi una passeggiata, scenderò qui sotto casa mia, sul lungomare sotto casa mia, dove non c'è mai nessuno perché è una zona come si dice? Industriale della mia città e quindi non ci va mai nessuno a passeggiare. In estate ovviamente è piena perché c'è la spiaggia e si va a mare, ma visto che non siamo ancora in estate, prenderò la mia bestiolina, la mia cagnolina, la Melì, e una birra fresca e me ne scenderò giù in spiaggia e mi faccio l'aperitivo in grazia di Dio da sola. Sinceramente, credo che sia l'unica cosa che voglio fare al momento, perché le persone qua a Salerno probabilmente non hanno ben capito che la situazione è grave e che non è ancora del tutto passata, anzi. Siamo ancora in un periodo brutto e dobbiamo resistere, sinceramente, dobbiamo semplicemente resistere. Alcuni locali, oggi è sabato, so che stasera riapriranno, ma io non me ne andrò in giro. Stamattina vado a trovare un congiunto, giusto un attimino,
Anche se mi sto truccando come se dovessi andare a fare una sfilata di moda, ho bisogno di truccarmi però. Mi sento bisognosa di trucco e parrucco, di sentirmi bella. Sì. Togliamo un po' di eccesso. Così si fissa bene. Che cosa è successo più in questa quarantena? Ho partecipato alla realizzazione di un video musicale, che sempre vi lascio nelle schede informative. All'inizio avrei dovuto semplicemente registrare alcune scene, tipo la mia cagnolina, o visto che qua ho un pochino più di libertà di movimento, invece dove abita la persona che ha ideato il video, ha ideato la canzone, tutta canzone, tutto il resto è in centro, non ha molto margine di manovra. Quindi mi aveva chiesto di registrare alcune scene, oppure io che faccio sport, e nulla, e poi dargliele e si sarebbe fatto il suo video. E invece alla fine mi sono ritrovata a fare la protagonista in questo video musicale che vi lascio nelle schede. Il gruppo si chiama Asperg Artist. Al momento è un progetto anonimo, cioè gli autori dei testi, delle musiche, eccetera, non si vogliono palesare. Io non lo concepisco, però vabbè. Scelte artistiche. E nulla, mi sono trovata a fare questo video. È stato divertente anche perché la maggior parte delle scene che ho girato, che ho registrato io, registrate in camera mia, se vedete il video, vi accorgete che è la mia stanza. Le ho registrate da sola ed è stata un pochino complicatina, nel senso che vedere l'inquadratura, eccetera, non avere la telecamera che si gira lo schermino, non è stato facile. Però mi sono divertita tanto e abbiamo fatto montare il video a mio cognato, il compagno di mia sorella. Lui fa questo di mestiere, è un movie maker. Vi lascio i riferimenti di mio cognato giù nell'info box. Dà veramente scenette ridicole registrate con una fotocamerina stupidina. Per me è riuscito a tirar fuori un capolavoro, è un video veramente bellissimo, fatto bene, mi piace tantissimo, la canzone è stupenda, veramente vi rinvito ad andarla a vedere perché è troppo bella, la canzone è bellissima. La musica non è degli Asperger, ma è una musica free trovata su YouTube e anche di quella nell'info box del video della canzone c'è. E nulla, se volete seguire il gruppo ci sono tutti i riferimenti, vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box. Io tante canzoni, ho ascoltato tutte le canzoni, sì, tutte le ho ascoltate, sono per me una più bella dell'altra. Non sono di parte, mi piace veramente tanto. Non è il mio genere, che come sapete, non so se ve l'ho mai raccontato, io nasco come una poppettara degli anni 90 con tutte le ragazzine della mia generazione, Spice Girl, Backstreet Boys e Celine Dion, perché aveva fatto la colonna sonora al Titanic, quindi Leonardo DiCaprio. Però poi musicalmente mi sono agganciata molto al rock e al grunge, e anche al metal più che altro degli anni fine anni 70, inizio anni 80, anzi no, quasi tutti gli anni 80. Anche se poi mi piace molto il rock e il metal del 90 che scendono verso i 2000. Probabilmente ho un po' di avversione per il metal e il rock attuale, però è perché non lo conosco bene, non voglio parlare proprio di avversione effettiva, però non lo conosco bene e quindi non mi voglio esprimere. Ah no, prima di mettere questo volevo fermare un attimo con le perle di Girlhand, se non mi dimentico. E nulla, sì, come vi stavo dicendo è un genere musicale non vicinissimo ai miei gusti, però mi piacciono molto. I testi sono molto belli, la persona che li scrive è ispirato, si vede che piace quello che fa, ha
ha una mente artistica veramente aperta. A me piace tantissimo. Poi piano piano sulle pagine Asperger verranno comunque caricati tutti, se non tutte le canzoni, la maggior parte delle canzoni, e si vorrebbero fare tutta una serie di video. Ora abbiamo fatto uscire il primo, hanno fatto uscire il primo e piano piano la questione si evolverà. Quindi ripeto, vi invito a guardare, a seguire le pagine degli Asperger. C'è la pagina Facebook, la pagina YouTube e la pagina Instagram, quindi seguiteli. Per il momento lascerei correre un pochettino la questione cuore, sole, cuore, amore e voglio passare direttamente a The Walking Dead. Allora, me l'ero completamente dimenticata post Natale, post festa di Natale, di recuperare, cioè di ricominciare a vedere The Walking Dead. Io queste serie che si spaccano a metà e poi riprendono dopo un periodo di stop, me le perdo sempre, puntualmente mi perdo qualche pezzo e quindi poi devo recuperare tutte le puntate in poco tempo e non mi godo settimana per settimana l'uscita, non aspetto l'uscita delle puntate. Io sono una un po' vecchia generazione, non mi piace molto bingiare una serie, ma preferisco se la sto seguendo di volta in volta con le uscite, preferisco guardarmela settimana per settimana e avere la curiosità di attendere. Invece, puntualmente, quando sono spaccati a metà, cioè ci riesco per la prima parte, ma poi la seconda me la perdo e le devo recuperare. A parte la scena Negan Alpha, oh mio Dio, ridatemi gli occhi. Lei è un'attrice straordinaria, ho visto tantissimi suoi film, mi piace tanto. Ha questo volto molto particolare, mi piace veramente tantissimo. Ho un'unica questione estetica, ma non tanto per il corpo di Alpha, che comunque ha registrato, ha girato le puntate poco dopo il parto, quindi tutta la gravidanza, eccetera. Non è più giovanissima, non è in formissima, nel senso che non è scheletrica. Ha un po' di ciccetta in più, ma ci sta, considerando la vita effettiva dell'attrice, non di Alpha, non del personaggio. Però, considerando il periodo, cioè tu stai in un'apocalisse zombie, fai parte di un gruppo che praticamente sono nomadi, troppo in carne per essere un personaggio che vive un'apocalisse zombie in un gruppo nomade, troppo in carne. Ma è una mia considerazione stilistica, non un qualcosa contro l'attrice, anzi, beata lei che è diventata mamma, anzi contentissima per lei che è diventata mamma. Non posso sapere qual è la gioia di essere mamma, però posso soltanto immaginarla. Quindi non è una questione contro l'attrice, ma è contro il casting, sinceramente. Sì, quindi non so se proprio si voleva utilizzare quell'attrice, l'avrei messa in una seconda. In un altro momento, quindi avrei aspettato eventualmente che passasse il periodo della post-gravidanza e quindi ritornasse leggermente più in linea con il personaggio, però vabbè, ripeto, sono scelte stilistiche e non ci metto mani perché non è il mio mestiere, non lo so fare, è solo una questione proprio visiva e di ragionamento su che periodo sei, però vabbè, ci sta. Mi manca Rick. Diciamolo, ci manca Rick. The Walking Dead e Rick. Sì, vedere la figlia non figlia con il suo cappello, con il cappello del fratello non fratello, te lo fa ricordare, ma anche il ragazzino ti fa ricordare. Mi ricordo come si chiamava il figlio di Rick, che l'ho adorato. Ce l'ho sulla punta della lingua, vabbè.
Vabbè, non ci voglio pensare, sennò qua rimango con i vabbè. E nulla. Ci mancano sia Rick che il figlio. Non vederli non mi piace. Mi sono dimenticata l'illuminante liquido, quindi mettiamo l'illuminante che ho messo anche sotto l'occhio, sotto l'arcata. Che di solito metto questo della Kiotis, però va messo sopra prima dei prodotti in polvere, altrimenti fa pastrocchio. Quindi metto l'ombretto che ho utilizzato prima. Ho recuperato la tredicesima di Supernatural. Io amo quei due ragazzi, me li sposerei entrambi praticamente, ma anche perché mi piacciono come attori da tanto tempo. Il piccolino, vabbè, era il fidanzatino di Rory, di Una mamma per amica, e io l'ovo all'ennesima potenza. Il personaggio, vabbè, Una mamma per amica in generale, ma poi il personaggio di Dean in Una mamma per amica. Invece Dean, il personaggio in Supernatural, l'ho scoperto in... Come si chiamava? Dark Angel con Jessica Alba, può essere, non mi ricordo. Sì, Jessica Alba. Lui faceva una piccola parte, non aveva un personaggio di rilievo all'interno del telefilm. All'epoca si chiamavano telefilm, oltre che serie TV. Quindi mi piacciono entrambi, li adoro, ci sono affezionata. E quando poi li ho visti, io poi Supernatural l'ho scoperto relativamente tardi rispetto a quando è uscito. E l'ho scoperto ovviamente grazie a Federica Frezza, lei che mi ha fatto conoscere i fratelli Winchester. E io li amo. E poi una cosa che mi piace di Supernatural sono le musiche. Diciamo che tutte le musiche, le colonne sonore di quel telefilm rispecchiano molto il mio gusto musicale al momento. Quindi questo rock che deriva praticamente dagli anni 70-80 e che si è trascinato, la sua bellezza si è trascinata fino a noi. Ed è musica di un certo spessore. Di ascolta musica che... Potremmo essere sposati praticamente e andare in giro in macchina insieme perché ci piace la stessa musica, non litigheremo mai per la musica all'interno della macchina. E comunque, la penultima stagione mi è piaciuta tantissimo. Io ora sto guardando su Prime, sì, e ora aspetto che mi diventi disponibile su Prime la quattordicesima, che sarebbe l'ultima, e già mi mancano. So che l'ultima e già mi mancano quei ragazzi. Probabilmente più in là mi farò una bingiata dalla prima stagione all'ultima, uno dietro l'altro, se avrò il tempo. Una full immersion a casa dei Winchester. Allora, come mascara voglio provare, sto tenendo sotto controllo questo della Flormar che si chiama Triple ed è uno di quei mascara che si gira la parte di sopra e si modifica lo scovolino. C'è questa versione, quest'altra versione per effetto curvante e poi quest'ultima come effetto volumizzante. Allora, le ho provate singolarmente. Vabbè, poi ne parleremo in un video recensione. L'ho provato sicuramente le varie fasi, non è venuta questa differenza. Poi l'ho provato a due e diciamo già iniziamo a ragionare. Ora voglio provarle tutte e tre praticamente. Non piegherò le ciglia solo per evitare che mi si falsi il test. Però è bello, è molto nero, mi piace molto. Poi che sto recuperando più? Sto recuperando l'ultima di iZombie. La quinta, le prime quattro, la prima mi è piaciuta tantissimo. La seconda aveva ancora un po' il fascino che si tirava dalla prima stagione.
si è persa un po' alla terza stagione, recuperando nella quarta. Non ve la spoilerò perché comunque è carina, ve la consiglio di vedervela. E anche in questa serie TV ci sono tanti riferimenti alla cultura pop di Seattle degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, quindi Kurt Cobain, eccetera. Perciò mi è piaciuta molto. La quinta, che sarebbe l'ultima, dovrebbe essere su Prime, no, no, su Prime, su Netflix. Sì, è su Netflix. Diciamo che quando è passata su Netflix, forse hanno migliorato tantissimo la qualità diciamo, della grafica. Sì, della grafica. Ma credo che il budget sia diminuito tantissimo perché ci sono molte più scene in spazi chiusi, ben recintati, diciamo che prima era un pochettino più ampia come visuale di inquadrature, ora è molto più stretta, l'ultima un po' più stretta. Secondo me volevano chiudere, perché se non sbaglio deriva da un fumetto, quindi portare a compimento la storia, e non avevano grandi budget. Sono, se non erro, a metà stagione e diciamo che la storia mi continua a piacere molto e sono curiosa di vedere come va a finire. Ovviamente mi sono affezionata ai personaggi, sono troppo carini. Adoro, vabbè, la protagonista è molto carina, mi piace molto, e l'amica Peyton, adoro i suoi vestiti, c'ha tutta una serie di, lei ha un bellissimo corpo, l'attrice, una bellissima ragazza, ha tutta una serie di tubini, io amo i tubini, specialmente se una donna alta, con belle spalle, non tantissimo a clessidra, però i tubini aiutano molto a dare questa figura elegante, e lei è bellissima, veramente adoro i suoi vestiti, adoro gli outfit creati per lei. Credo che nel giro di poco la finirò. Ieri sera me, e ne sono viste una sola, sì. Una sola stagione, una sola puntata. Allora, direi che tutte e tre. Se non mi crollano durante la giornata, possono andare. La rimettiamo a posto. Mi sta piacendo molto questo mascara. Le sopracciglia. Che poi con il fatto di ora dobbiamo portare le mascherine, abbiamo un modo di truccarci un po' diverso rispetto a prima. Ovviamente risparmieremo tantissimo sui rossetti. Ovviamente non se ne possono mettere per ora. E quindi andremo avanti a meno burro di cacao per evitare che sotto la mascherina rimaniamo poi senza, con le labbra screpolatissime, quindi almeno quello. Raga, non so voi, ma io non vedo l'ora che riapra la mia estetista. Le ho mandato un messaggio inizio settimana per sapere come stava. Comunque è una persona che io conosco da quando avevo forse 13 anni, ora ne ho 36. Lei è la unica e sola mia estetista. Con lei ho iniziato. Sente le mie urla quando mi devo fare la ceretta, quando mi fa la ceretta. Lei mi sistema le sopracciglia, che poi me le pulisce soltanto perché la mia forma mi piace molto. Però dopo, l'ultima volta che sono andata era il mese di gennaio, febbraio saltai l'appuntamento perché stavo studiando per il concorso che poi è stato bloccato, quindi per il momento non si sa quando riprendano a fare concorsi e in che modalità soprattutto, comunque sorvoliamo questa storia. Quindi io è da gennaio che nessuno mi sistema le mie sopracciglia, sono inguardabili. Cerco di tenerle pulite, ovviamente qua in mezzo, qui sotto, però qua non sono in grado e si vede che non sono belle, non mi piacciono. Anche lei me le fa belle precise. Mi manchi Anna Marie, Anna Marie, mi manchi. Tra un po' di burro di cacao, torno trasparente.
giusto avere qualcosa di idratante sulle labbra. Pettiniamole almeno. Per quanto riguarda le gambe, non ne parliamo. Io utilizzo il Silk Peel di cui vi ho fatto la recensione, ve la lascio nelle schede informative, soltanto dalla caviglia al ginocchio, poi dal ginocchio a salire fino all'inguine, mi spinse, mi pulisce la mia, mi strappa la mia estetista, quindi devo aspettare un altro pochettino. Allora, pettiniamoci un attimo i capelli. Ecco, un'altra cosa che mi manca è il parrucchiere. Ho questi capelli che sono inguardabili. Avrei voluto farmi tanto la frangetta questa primavera, ma salterà, la facciamo in autunno. Perché poi, andando verso l'estate, tenere la frangia non è comodissima, perché poi cresce, inizia a sudare, poi frangetta, mascherina. No, per un po' la frangetta credo che salti. Vediamo in autunno in che condizioni sanitarie siamo e poi decido se farmi o meno la frangetta. Ahia, però li devo tagliare, cioè appena è possibile. Prima di tutto devo andare dalla mia amica che mi fa sempre i colpi di sole, che me li fa soltanto una ragazza. Non me li faccio fare da altri perché lei è l'unica che riesce a trovare la giusta colorazione. Sa qual è la mia giusta colorazione, e quindi solo lei mi fa i colpi di sole. Quando vado da lei, che è una mia carissima amica, le chiederò anche di tagliare sotto i capelli perché non li riesco più a vedere. Li tengo curati, cerco di tenerli curati, maschere, oli, balsami, però purtroppo erano già da tagliare da febbraio, ma per lo stesso motivo di qui sopra con l'estetista avevo posticipato. Guarda, mi sono belli questi orecchini. Mi riporto mia sorella dalla Turchia. Mi piacciono tantissimo. Si vedono? Mi sbrilluccicano? Oh, belli. Comunque, ti ringrazio per avermi fatto compagnia mentre mi risistemavo la faccia. Ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su se ti è piaciuto questo video, di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Io nel frattempo ti abbraccio e spero che questa seconda fase vada bene, vada come deve andare, così ci rilassiamo un attimino e cerchiamo di riprenderci le nostre vite. Voi mi raccomando, come me, facciamo i bravi, rispettiamo le regole e nulla, che vada tutto benissimo. Ti ringrazio per avermi fatto compagnia, ti abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, in gamba!